Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Studio Falzoni Stories. Oggi abbiamo una coppia bellissima, Umberto ed Elisa, due ragazzi bellissimi che vengono da due parti completamente diverse tra di loro, lui di Caltanissetta, lei di Isola delle Femmine. Abbiamo fatto quindi questo Tour de Force dove ci siamo divertiti tantissimo. Da Umberto c'era un ambiente bellissimo dove gli amici hanno animato quella che era la giornata, hanno iniziato subito a divertirsi, a scatenarsi. Noi abbiamo solamente cercato di costruire quelle situazioni del matrimonio senza alcuna posa, senza alcuna direttiva. Umberto si è fatto preparare dalla sorella, dal fratello, che lui, anche lui era nelle forze dell'ordine, e abbiamo continuato così. Poi lui, nella sua spontaneità, con gli amici si è scatenato e abbiamo continuato sempre con quella spontaneità. Non abbiamo richiesto nessuna foto in posa, li abbiamo solamente lasciati divertire con noi lì che raccontavamo tutto quello che stavano facendo. Poi siamo andati da Elisa abbiamo trovato un ambiente particolarmente bello, dove per esempio siamo arrivati a casa e c'era il cognato con i pantaloncini, poi le amiche di Elisa gli hanno dato una birra, ci siamo divertiti tantissimo. C'era un ambiente anche a casa di Elisa, un ambiente festaiuolo con tutte le amiche, gli amici che si sono divertiti con lei, e abbiamo cercato di lasciarli nel loro divertimento. Non abbiamo imposto a nessuno di fare una foto in posa, li abbiamo lasciati divertire. Noi abbiamo messo solo la musica e da lì loro si sono scatenati. Poi abbiamo continuato con Elisa, molto bella, dove lei si è prestata tantissimo alla fase di ritratti, ma anche quella è stata interrotta dai genitori, che hanno cominciato a ballare, che hanno cominciato a divertirsi insieme a lei, per poi insieme ai nipotini e insieme ai bambini raccontare quella che è stata la preparazione. Poi ci siamo recati al castello di San Nicola, dove lì abbiamo fatto le foto di coppia e la cena. Abbiamo lasciato la coppia nella loro spontaneità, abbiamo lasciato loro che facessero da traini quasi a noi. Cioè, noi non eravamo lì a chiedere cosa fare, cosa non fare, anzi, eravamo di supporto per alcune foto. E li abbiamo lasciati divertire, li abbiamo lasciati camminare, e loro con la musica che mettevamo noi si sono liberati. Forse era anche uno sfogo, però ci ha permesso di raccontare con queste foto che vedrete, raccontare queste foto mentre loro ballavano, mentre loro correvano, mentre loro camminavano, foto estremamente spontanee senza alcun criterio fotografico. Ma solo per il racconto di quella giornata, il racconto di quella coppia spontanea che non voleva nulla di messo in posa, nulla di statico. Noi davamo piccoli suggerimenti per poter far nascere altre foto ancora più belle. Figuratevi che poi siamo saliti nella torre principale e lì è nata ancora un altro divertimento. Si scherzava, si rideva, noi cercavamo quella spontaneità tra di loro per alimentare noi quel gioco tra di loro. Noi stavamo lì per alimentare quel divertimento tra di loro. Figuratevi che Elisa rideva a crepapelle, seppure sdraiata nella torre. Poi è arrivato Umberto, si sono abbracciati, ma tutto nella loro spontaneità, non abbiamo chiesto noi cosa fare. Poi con loro siamo andati in barca, abbiamo fatto altri scatti meravigliosi, abbiamo cercato quelle luci finali, quelle luci morbide, abbiamo cercato ancora di più quella spontaneità tra di loro, anche se era una situazione statica perché comunque in barca eravamo un po' limitati, ma con quei piccoli suggerimenti siamo riusciti a creare bellissime foto. Foto semplici ma sempre spontanee, con le onde del mare, con lo sfondo del castello,
tante foto che raccontano al meglio davvero quella che era la loro coppia. Loro volevano questa, semplicità e spontaneità. Poi in sala si sono divertiti con tutti gli amici, non hanno smesso mai di ballare un attimo, gli amici scatenatissimi, le amiche altrettanto, per poi concludere col taglio della torta e il brindisi finale. Ciao a tutti!